appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite, d'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico rispecchia il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Non vediamo l'ora che arrivi il fischio d'inizio. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. ...3-5-2, quindi il tecnico opta per una difesa a 3. Può rivelarsi un sistema difficile da gestire senza gli uomini adatti. Ognuno deve aver ben chiaro il proprio ruolo e cosa ci si aspetta da lui. In particolar modo è agli esterni che viene richiesto lo sforzo più grande, sia in fase d'attacco che nella retroguardia. In generale è un modulo efficace quando tutti gli uomini sono in grado di rifornire i compagni là davanti. Tutti concentrati e la partita ha inizio. De Roon, il suo pallone è morbido, prova a salire in aria. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Ottimo senso della posizione, ha intuito bene la direzione del cross. Forse avrebbe meritato anche il gol. Pasalic vuole la profondità, trova il compagno, adesso deve ipnotizzare il portiere. Incredibile traversa. Provano a partire in velocità. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Decidono di giocarla all'indietro. Gossens. Bella serie di passaggi. Prova il filtrante. Milenkovic. E questa era l'ultima azione del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti, si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Non puoi sperare di vincere una partita se non tiri mai in porta. Va bene la prudenza, ma oggi le squadre stanno esagerando. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Vuole la profondità. Attenzione! Conclusione! Pasalic prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Vuole la profondità. Duván Zapata scatta verso il pallone. Passaggio intercettato. È occasione persa questa, sbagliato l'ultimo passaggio. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Cerca il tiro. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. La partita riprenderà dopo i due cambi previsti. Con due uomini diversi contemporaneamente, il loro sistema di gioco subirà qualche modifica. Chiesa cerca un compagno. Lungo pallone in avanti. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Cerca spazio. Prova a passare con un pallone profondo. Pessella scodella in avanti. Tackle duro ma efficace. Intervento duro ma corretto. Pasalic. 0-0, non manca il tempo però per sbloccare il risultato. Chiesa
Prova la giocata nello spazio. Pollirola scatta verso il pallone. Ci mette una pezza. Si libera della palla ed evita complicazioni. Benassi. Intercetta il passaggio, pericolo. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. C'è il cross. Prova il filtrante. Luis Muriel scatta verso il pallone. E passa! Da lì può crossare. Grande intervento, vale come un gol. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Cercano un'azione veloce. Poteva essere un'azione importante. Difesa però ben posizionata. Duván Zapata riceve la palla. Bel pallone. Traversone, basso. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ribéry. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Intervento scorretto, sanzionato dall'arbitro. Gin City sbroglia la situazione. Forse l'ultima vera occasione prima del triplice fischio. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Vuole la profondità. Si libera la grande. Ottimo dribbling. Crossa il pallone a centro area. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Ottima prestazione da parte delle due difese, finita 0-0, poche opportunità per gli attaccanti. Che partita ti è sembrata, Luca? È stata una partita combattuta, entrambe le squadre avevano voglia di vincere. Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo che ha fatto la differenza. Non ci resta più molto tempo. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. È stato un grande piacere.